Peppe Fabbricatore. Allora, comincia la campagna elettorale, il lungo viaggio fino a maggio. Sì, oggi è l'apertura del comitato elettorale, ci stiamo organizzando già da diversi mesi. Oggi vedere tanti amici, tanti amministratori, tanti uomini e donne che mi sostengono, mi stanno vicino, è motivo di orgoglio e ci dà quella forza per dire siamo sulla strada giusta e ci stiamo muovendo bene. È già da 3 mesi che noi stiamo dicendo che stiamo cercando di mettere insieme il centrodestra, teniamo la Lega, teniamo l'UDC, Fratelli d'Italia è la mia casa naturale, che c'è l'onorevole Cirillo, il senatore Iannone è un fatto normale, perché al di là dell'aspetto politico e del ruolo istituzionale che può avere il senatore, io dico Antonio Iannone, l'onorevole Cirillo, ma c'è un rapporto di amicizia, di stima e di militanza di tanti anni. Allora, un viaggio per arrivare al seggio più importante, il sindacato. Sì, ma non è un viaggio per arrivare al sindacato, è un viaggio perché noi crediamo e vogliamo che Nocera Superiore deve rinascere e deve vivere Nocera Superiore, perché noi non ci piace adesso come è Nocera Superiore, è un dormitorio, è un qualcosa che noi rivendichiamo da tanto tempo, vogliamo che Nocera Superiore deve ritornare ad essere veramente il centro dell'agro-noceno sarnese. Ce la metteremo tutta e penso che noi oggi non ci chiudiamo, oggi noi è un'apertura a tutti i cittadini per dire noi siamo qua, l'abbiamo fatto col muro delle idee, perché chiunque vuole venire a dare il proprio contributo può venire nella nostra sede e darci il contributo che possiamo poi noi insieme ai tanti collaboratori, tanti amici, ma voglio precisare di Nocera Superiore, perché se Fabbricatore diventerà sindaco, se grazie a questo gruppo di amici Fabbricatore ha la possibilità di arrivare a questo traguardo, sicuramente l'impegno che ci prendiamo con i cittadini di Nocera Superiore è quello di dire amministriamo con le professionalità e le persone di Nocera Superiore. Tutto, per la verità siamo qua più che per la campagna elettorale, soprattutto per una testimonianza di stima e di amicizia. Faremo più in là una manifestazione elettorale, invece in questa circostanza Peppe, come giustamente hai detto, si presenta agli amici, si presenta alla sua comunità di Nocera Superiore. Io sono soprattutto per un fatto umano, una persona che vale innanzitutto come persona, appunto un uomo che c'è per tutti, al di là dei voti, al di là della politica, ed è per questo che è ben voluto in città e per la verità è una persona che è riuscita ad affermarsi un po' in tutta la provincia per una disponibilità che è veramente proverbiale. Oggi siamo per Peppe qui.